Bella a tutti ragazzi, bentornati su Amnesia. So che non... il gioco precedente, ok? Lo dico ogni volta probabilmente. So che ancora non vi sto portando Outlast, ma come ho detto, se avete letto nella descrizione della prima puntata di Grim Fandango, sto o la seconda, sto cercando di fare un po' più variato, non porto più in ordine, porto un po' come mi gira, ecco. Questo l'avevamo visto? 17th of July 1839. How has this escaped me? They're all dead. Limbs scattered, heads split down the middle, their skin flayed as if boiled. I feel like I'm falling into myself. What's happening? Sir William Smith, Professor Taylor, now Dr. Tate. Is it following me? How can it not be? It's the damn thing I brought from Africa. Something is after me. I have no choice but to trust the Baron. He better know what he claims. If he is wrong, I suspect he'll regret it as well. Bravo, cazzo. Così che si fa. Oh, merda. Eravamo arrivati, sì, appunto alla sala macchine, ma... Porca puttana. Adesso va meglio, ok. Comunque se mi serva. Avevamo controllato tutto qua. Scusate, ragazzi, io... Mi rifaccio un attimo un giro perché non vorrei essermi perso niente. Qua ci sono tre simboli, un cerchio, un triangolo e un quadrato. Mi devo ricordare. Perché di sicuro ci servirà per qualcosa. Qua dove siamo arrivati va bene. Qua dentro non c'era un cazzo, mi ricordo. Noi non abbiamo niente. Ah, giusto, qua c'erano delle cose. Quanti sono i numeri? 3, 3, 5, 1, 2, 4. Cosa? Vabbè, ok, torniamo giù. Non capisco perché ogni tanto gli gira la testa al tizio qua, ma vabbè. Perché mi ricordo che... mi ricordavo bene. Porca troia. Ruote dentate da inserire. Tipo questa. Ok, entrata. Ok, quindi ci sono delle ruote dentate. Una è dietro, sti cazzi. Oh sì. Che culo. Scendiamo un attimo perché il tizio qua sembra un attimo impaurito. Allora, ruote dentate. Eccola qua. Vado a metterla. E l'altra non ho idea di dove sia, ragazzi, però boh, la troveremo, eh. Stai calmo, minchia, mi hai fatto cagare. Ok. Vediamo l'ultima ruota. Eccola qua. Trovate subito, strano ma vero. Bene, adesso quindi... Come più lavoro in che senso? Dai! Cazzo devo fare? Ah, aspettate, questo è carbone. Scusate, eh. Ne metto anche di più per cosa. Ma non capisco perché... Ah, ma perché c'è buio? Ma davvero, cazzo? Cioè... Oh. Adesso non c'è più buio, rompicazzo. Che sta al buio, 30 secondi. Ok, allora chiudi. Vai. Cosa vuol dire? Bisogno di più lavoro prima di... Ma no, raga, ma seriamente?
cazzo è? E quindi? Oddio, raga, aspettate. Va bene. Mi sa che i ragazzi stanno iniziando anche a far buio, quindi vedrete di meno la mia faccia, perdonatemi. Beh, qui non c'eravamo entrati. Però forse è qua allora il bastone che mi manca, no? Dai, possibile, no? Sarà qua. Qui la puntata scorsa non c'eravamo entrati, però... Sì, cazzo! Ok. E c'è anche questo. Perfetto. Un attimo. No. Ok. Promemoria. No, promemoria. Note, cazzo, note. Se l'ascensore si guasta di nuovo... Allora, ok. Regolare le leve per ottenere la giusta quantità di pressione. Vedete, se io non entro qui, mannaggia me. Assicurarsi che il flusso sia impostato secondo la seguente tabella. Funzioni, impostazione. Ok, ho capito. Va bene. Holy Jesus! È caduto un cazzo di albero. Comunque, raga, l'ho trovata subito. Perché stavo giusto pensando, no? Che avevo dimenticato qualcosa io. Perché mi ero ricordato la finestra, ma poi anche rieditando il video mi ero ricordato di andare. Però poi mi sono dimenticato e mi è venuto in mente adesso. C'è veramente lo Yeti, cazzo. Ma non rompetemi le palle. Oddio, che cose lì stanno per scoppiare. Vabbè, mi levo dal cazzo. Madonna, raga. Che sta succedendo? Questa è la macchina, eh? Sì. Devo rileggermi la nota un attimo, ragazzi, perché ho capito l'enigma, ma non ho capito cosa devo, dove devo mettere ancora le cose, quindi, cioè, non me le ricordo, ovviamente. Allora, riprendiamo questi minchioni. Vediamo un po'. Allora, vabbè, ma c'è scritto qua: sbarra circolare, sbarra quattro fasi e sbarra triangolare. Allora, sbarra triangolare, poi sbarra quattro fasi e sbarra circolare. Voilà. Direi che ora quindi il macchinario lì sotto si muove, spero. Ah, abbiamo risolto tutti gli enigmi, non fare il bastardo, grazie. A cosa servì? Ah, l'ascensore, giusto. Mi ero completamente dimenticato che... Oh. Wow, wow. No, dai, no. No, sta rottura di coglioni ancora. Un attimo che... Vabbè. Mi devo ricordare in casi estremi, ma proprio estremi estremi, che ci sono un sì, ciao, mi spawnano brufoli in giro per la mappa, cioè... puttana bagassa! In casi estremi mi devo ricordare che ci sono due contenitori dell'olio, uno nella sala macchine e uno dove si è rotta la finestra verso lo studio, quindi
basta! Ma poi non capisco com'è che mi fanno danni. Ci sono sti cosi che mi fanno danni. Io non riesco a capirla, sta roba. Felipe, stai lì per favore. Felipe è il mio gatto, se vi interessa sapere. Dove cazzo... Ah, ok. No, oddio, sì, ma stai calmo, eh. Oh, finalmente, ragazzi, si va avanti. Voilà. Salve. Salve. Strano che non devo... Ok, non lo posso fermare. Non lo posso fermare, ma... Oddio, ancora sti cose. Ma basta. Eh no, raga, dove minchia ci siamo bloccati? Ah, ok. Vabbè. Boom, tanto sopravvive di sicuro, quindi non ci preoccupiamo. È morto. Vi immaginate? Discendente, a chi mi ha sbloccato? Minchia, più discendenti di così, guarda. Va bene. E poi cos'altro? Va bene, non posso più salire? Bene, perfetto. Quindi ragazzi, scordiamoci l'olio nelle botti. L'avevo appena finito di dire, mannaggia me. Bene. E che cazzo. Come, this way. What was that? Forgive me, I should have warned you. One of my responsibilities as a baron is that of a prison warden. This is where criminals are locked up. Like a dungeon? Very much so. Come, don't linger. Ok, cioè quindi i rumori che sentiamo e gli alberi che cadono lo sono i prigionieri? No, fammi capire, scusami. Sembra un po' strana, Dai, mica ci metto più tempo a spostare ste cazzo di cose. Che... Dai, per favore. No, raga, ci metto una vita, cazzo. Dai, datti una mossa. Rompi cazzo. Non ce la faccio. Cristo, ci metto 3 ore solo per spostare una trave. Cazzo di problemi ho. Dai. Micchia. Giuro t'ammazzo. Oh minca, ce l'ho fatta. Grazie. Che c'è? Ok, proseguo. Buia. Ragazzi. Ragazzi? Sì, buongiorno. Cos'è appena successo? Area 1 della cella, grande, siamo nelle prigioni, che figata. C'è! C'è! Se ti guardi attorno c'è! Merda! Vaffanculo! Corro! 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 Muoio! Ah! Minchia che spavento! Figlio di puttana. Ok, non andiamo lì. Quindi non andiamo lì. Perfetto. Ah, giusto che devo stare all'ombra per questi rompicazzo. Prima il bastardone era qua. Però io prima di salire quasi quasi proseguo di qui. Oh, che bello, un po' di luce. Cos'è? Un martello? Che cazzo me ne faccio del martello? Vabbè, lo scopriremo più avanti, spero. Chi è stato? Uè, fate i bravi, eh. Oh cazzo, sì. Raga, che cazzo è successo? Oh merda, là.
No, aspettate, ma mi ha chiuso dentro? No, No, mi ha chiuso dentro, raga. No, figlio di puttana. Sei un... Ah, no. Ah, sì, cazzo. Ma brutto stronzo. Come osi chiudermi dentro? E mo? Ah no, non mi ha chiuso. Ah, ok, non mi fa proseguire praticamente il bastardo. Bravo, bravo. Vabbè, ma tanto mi morirai male, prima o poi. E tranquillo, stronzo. Un lucchetto robusto in buone condizioni. Merda. Robusto in buone condizioni significa che devo trovare una chiave. E che lo stronzo mi sa che sta facendo il giro per venire qui, bastardo. Ok. Mother, I don't want to leave without you. Hurry. You must go. Find Gabriel, the outrider, and tell him to alert the king's men. No, you come too. Please, we don't have time to make the hole any wider. Fuori con il letto, lo sapevo. Infatti mi sembrava strano se potesse muovere. Ma come faccio però a spostarlo? Krishna. Oh, ma perché stai così male? Che cazzo di problemi ha sto idiota, madonna. Ma non posso mica spostarlo sto letto, scusa. Mi scusi. Ah, ok. Boh, io schiaccerò le... Ok, quindi c'è... Non ci cadi dentro, vero? No, anche perché ci devo schiacciare sopra. Ci ricordiamo di quel buco, Lucas. Ci ricordiamo di quel buco nella prossima puntata. Altrimenti... Qui... Olio, cazzo, quanto olio. E mi va bene, mi va bene. Anzi, no, dammene anche di più. Perché accontentarsi, dico io. La serratura è molto corrosa e debole. Vabbè, ci ho provato. Qua c'è luce, un'altra storiella. Where did she go? No. Oh, tell. I'll never tell you. You're just making things worse. Look, this is no place for a young girl all by herself. She could be hurt or worse. There's no telling what horrors await down there. Ok. Mi sa che l'hanno fatta fuori. Cos'è? Truciolatore. Cos'è? Sarà un pezzo del trapano. Ci sarà scritto, vediamo. Truciolatore di pietra. Ma che cazzo è il truciolatore? Siamo passati di qua? Oh no. No 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 no. No, 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 no. Vaffanculo. Oddio, i sorci. Ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata. Spero che questo video vi sia piaciuto. Bello.